disponibili sotto i termini della licenza, tranne dove diversamente indicato, è l'Open Government License e fa riferimento alla licenza che abbiamo visto prima. Perché questo è importante? Perché chi va sul sito data.gov.uk trova nella sezione termini e condizioni, quindi in realtà termini di utilizzo del sito, già questa spiegazione. Laddove tu recuperi un dataset e non è scritto diversamente, la licenza è questa. Questa è la licenza, quindi c'è il link alla licenza, leggila. Questo invece, tanto qui un attimo solo ci torniamo, questo è, vi faccio vedere, il portale, questo è un ingrandimento di una sezione sempre del portale inglese, un attimo solo che devo, eccolo qui, perché vediamo se riesco a ingrandirlo, perfetto. È strutturato in questo modo, cioè prevede una sezione licenze, quindi la possibilità di evidenziare, quindi scegliere direttamente i dataset anche in base alla licenza, e queste sono, diciamo, le ripartizioni previste. Ci sono dei dataset ancora non pubblicati, però distingue tra licenze OGL, quelle che abbiamo visto che è di default per il portale, e le licenze non OGL, dove troviamo tutte le altre, le Creative Commons, eccetera. E poi, anche qui devo tornare un attimo indietro, eccolo qui, questo è quello che trovate all'interno, che è una sorta di, chi si occupa di editoria lo chiamerebbe un tamburino. È un riassunto, è un prospetto informativo molto sintetico su quelle che sono le caratteristiche del dataset all'interno. Quindi cliccando su un singolo dataset, queste sono le caratteristiche che vengono evidenziate. Dopodiché, all'interno del dataset, quando la licenza non è quella di default, trovate, oltre al, anche qui ve lo devo ingrandire perché sennò non si vede, eccolo qua, trovate un file zip dove c'è il CSV contenente i dati e un txt con l'indicazione della licenza. E questo è quello che c'è nel dataset nel momento in cui l'applicazione della licenza non è quella di default. Quindi trovate il dataset collegato al dato. Perdonatemi, il dataset collegato alla licenza e non al dato. Questo invece è quello che troviamo sul portale data.gov, quindi sul portale americano, sul portale statunitense. Qui, come vedete, nella parte delle informazioni troviamo il riferimento alla licenza, quindi nel prospetto riassuntivo su data.gov UK non c'era l'indicazione della licenza nel prospetto riassuntivo, su data.gov invece c'è l'indicazione della licenza, però in questo caso non è indicata la licenza, quindi abbiamo il dataset senza licenza. Cosa che mi ha creato personalmente non pochi problemi, perché sul sito, anzi vi invito a farlo eventualmente anche da casa, se qualcuno mi riesce a trovare la licenza di default, se da qualche parte è indicata la licenza di default o se da qualche parte trovate scritto che esiste una licenza di default, fatemelo sapere, perché ci sono molti dataset dove non è indicata la licenza. E quindi quale licenza va applicata a questi dataset? Io lo chiedo a voi perché io sono in difficoltà, nel senso che se volessi utilizzare questi dataset presi dal sito non saprei sinceramente come fare. E lo dico. Sì. No, non c'è. Hai preso un altro, infatti. Ne hai preso un altro. Sì, io ho preso uno dove invece c'era indicato il campo license, perché non c'è sempre. E dove però non si riesce comunque a risalire alla licenza, quindi l'utilizzatore da questo punto di vista dovrebbe bloccarsi. Oppure vediamo anche quest'altro un attimo, vi devo sempre fare un ingrandimento. Allora, questo è lo stesso, è un altro dataset, anche in questo caso nel campo licenza non è indicata la licenza. E il dataset dovrebbe essere questo. Sì. Vi faccio vedere, vi ho fatto un ingrandimento anche perché è indicato, c'è un link con il formato del file. Come vedete è un Excel,
quindi ve l'ho evidenziato per tanti motivi, perché stiamo parlando comunque di un formato proprietario, e oltretutto è un formato proprietario il cui dataset è senza licenza. Quindi diventa un po' complicato anche riuscire a collocarlo all'interno di un portale che dovrebbe riportare solo dati aperti. Quindi è un, in questo caso, di difficile utilizzo, quantomeno di difficile utilizzo. Sì, qui sul sito c'è solo una generica data policy, vedo. Sì. Sì. Una sì, 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 certo. No, 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 generica, molto generica, e non c'è, non è contenuto quello che invece è contenuto nel memorandum dell'8 maggio 2013, che è quello che vi stavo evidenziando. Diciamo che il portale DataGov probabilmente presuppone anche una conoscenza o un utilizzo da parte del pubblico di riferimento, anche un po' evoluto del sistema. Cioè presuppone che il soggetto che va a recuperare i dataset e per riutilizzarli sappia anche poi dove andare a recuperare le informazioni relative alle licenze. E questo è un livello anche di alfabetizzazione abbastanza elevato ed è da tenere presente. Posso dirvi che in Italia non si fa così ed è un bene? Mi permetto, perché noi siamo sempre disfattisti le cose. Allora, a parte... probabilmente una leggera, possiamo definirla anche entropia, poco poco, cioè noi abbiamo nella sezione licenze, questa è la sezione licenze sul nostro sito, sul nostro dati.gov.it. Allora, questa è la sezione licenze, in realtà sembrano tantissime, non sono tantissime, più volte la stessa licenza è classificata in maniera differente, perché viene scritta in maniera differente o perché sono versioni differenti della stessa licenza. Per esempio, una CC BY potrebbe essere una CC BY 2.0, una 2.5, una CC BY 2.5T, una CC BY 2.5 senza indicazione del paese, e quindi sono tutte singole sezioni all'interno, sottosezioni della sezione licenze, pur presupponendo che o ipotizzando meglio che possano essere anche la stessa tipologia di licenza. Quindi in questo caso mi sentirei di suggerire forse una razionalizzazione di questa sezione, perché diventa un po' complicato, oppure crearla per macro categorie, per esempio licenze Creative Commons e all'interno per CC BY con le sottosezioni CC BY 2.0, 2.5, diventa forse più facile leggere. Non so se avete visto come... Vi evidenzio una colonna giusto per farvi vedere come sono. Creative Commons, IODL, IODL 2.0, e sotto abbiamo IODL V2.0, si suppone che sia la stessa della 2.0 di su, però sono trattate separatamente, sono considerate come se fossero licenze di tipo differente. Vado ancora avanti, questo l'abbiamo visto. Io vi salto i portali perché poi in realtà non ci interessa vederli nello specifico. Vi faccio vedere però, io non so se nel frattempo il MIBAC lo ha risolto diversamente, però vi faccio vedere come a volte anche sui portali istituzionali si possano utilizzare delle licenze che non sono propriamente licenze aperte. Vi faccio anche qui uno zoom, vediamo se riesco. Che ve ne pare di una licenza per uso non commerciale? Chiara, tu pensi che sia la migliore? La migliore possibile sicuramente. No, vabbè, è chiaro che è collegato a un'esigenza di tutela del dato, però se stiamo parlando, siamo sempre lì, di dati aperti, direi che la licenza per uso non commerciale è probabilmente antitetica rispetto a quella che è la filosofia, che è la strutturazione di un dato aperto. Sì, poi sui beni culturali, insomma, è molto complicata, credo, la questione, anche perché, cioè, nel senso che abbiamo visto anche con Luca Corsato, sì, ci aveva mostrato degli esempi, come per esempio il museo che ha creato tutto un meccanismo per cui tu ti puoi fare, non so, delle magliette a partire dall'immagine del, scegliendo l'immagine tua preferita del museo, proprio all'interno del sito. Allora, non mi ricordo il... quale sia, però insomma è un museo olandese, credo. E questi sempre rilasciati in che forma?
Non so se rilasciano propriamente i dati, però loro, cioè, poi appunto l'utilizzo commerciale delle immagini in quel caso relative alle opere contenute nel museo, insomma, fa sì che si possa sviluppare poi un'attrazione, certo. Proprio della, c'è un ritorno economico direttivo, esatto, esatto. In questo caso direttamente. Quindi anche considerando insomma queste cose mi sembra anche se comunque la visione di fondo che è ancora sì. differente e anche lì è chiaramente un percorso per cui ci vorrà, cioè penso che sia legato poi tutto anche a una struttura diciamo commerciale, penso ai bookshop dei musei, certo. Tutte queste cose qua rispetto magari ad iniziative tipo quella del museo olandese che insomma bisogna scardinare un po' dal di dentro, comunque capire come dal di dentro e dal di fuori più strumenti come la pressa un po' sì. E loro al centro. E, conoscete invece il lavoro che sta facendo anche Enel sui dati aperti? Ho messo Enel volutamente perché sta, soprattutto per quanto riguarda anche una parte di informazioni ambientali, sta facendo un bel lavoro di apertura dei dati, ma anche perché ho trovato e ritengo che il loro sito da questo punto di vista sia estremamente chiaro, perché vi faccio vedere anche come è strutturato. Io qui sono entrata, se non ricordo male, nel, vediamo un po', prezzi. Allora, le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, eccolo qui. Dicevo, l'ho trovato molto chiaro per come è strutturato, perché ha all'interno di ogni singolo dataset i formati disponibili di quel dataset e è anche in questo caso molto molto chiara l'indicazione della licenza. E qui credo che sia difficile sbagliare perché c'è l'indicazione espressa con i famosi loghi di Creative Commons, ok. Come vi dicevo prima però, un altro elemento importante da ricordare nel momento in cui noi andiamo a utilizzare i dati è che spesso questi dati sono collegati anche possono essere collegati all'utilizzo di determinati servizi online. Questo l'ho precisato, infatti ho preso volutamente le condizioni aggiuntive per quanto riguarda Google Maps. Perché in questo caso le limitazioni all'utilizzo del servizio, che chiaramente non potrà essere utilizzato commercialmente con questa licenza, sono molto forti. Allora, potrebbe essere anche molto importante nel momento in cui le pubbliche amministrazioni utilizzano i servizi di Google, perché molte lo fanno senza appositi contratti, ricordarsi che i vincoli sono contenuti nelle famose licenze. In questo caso è la stessa identica attenzione che deve essere riservata all'utilizzo del dato, alla lettura della strutturazione del dataset, che va riservata alle condizioni di utilizzo, quindi ai termini di servizio dei servizi online. Allora, torniamo invece al contesto di riferimento che abbiamo abbandonato per un po' di tempo. Quando si è cominciato a scrivere le prime norme sui dati aperti anche in Italia, questa è stata una delle domande che si sono fatte più di frequente: quali sono i dati che dobbiamo aprire o quali sono i dati che possiamo aprire? In Italia, prima ancora di arrivare all'elaborazione, immediatamente prima in realtà, di arrivare all'elaborazione dell'articolo 52 del CAD, la scelta è stata fatta, io ho evidenziato in questo caso volutamente un rigo, che era quello dati su sovvenzioni, contributi e consulenze. Perché? Perché la prima norma italiana scritta sui dati aperti in realtà è stata scritta su questo argomento, che era questa, cioè l'articolo 18 del decreto sviluppo, il decreto 83 del 2012, stiamo parlando dello stesso anno della riforma del CAD, però subito prima, la prima norma che ha parlato espressamente, e l'ho evidenziato, di formato tabellare aperto, è stato questo articolo 18, che ha detto in sostanza che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese o ancora l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese, privati o comunque di vantaggi economici di qualsiasi natura, tradotto, ogni volta che la pubblica amministrazione paga qualcuno, versa dei soldi a qualcuno per un qualsiasi motivo, tutte queste informazioni devono essere riportate in un documento, in redatto in formato tabellare aperto, e deve essere fatto
fatto in modo da consentirne l'esportazione, il trattamento e il riuso. Riuso, che in Italia viene utilizzato in alternativa o comunque insieme al riutilizzo, che sta per riutilizzo appunto, cioè tu pubblica amministrazione dovevi, perché poi la norma è stata abrogata in realtà, però tu dovevi rilasciare queste informazioni in formato tabellare onde garantirmene la possibilità di riutilizzo. Che cosa era previsto poi? Questa è stata una cosa molto molto importante, perché si è tradotta poi anche in altre norme analoghe all'interno del decreto trasparenza. L'articolo 18 prevedeva che a partire dal 1 gennaio 2013 tutti gli elementi indicati dai commi precedenti, quindi sovvenzioni, contributi, vantaggi, aiuti, eccetera, dovevano essere obbligatoriamente pubblicati, costituendo condizione legale di efficacia del titolo legittimante della concessione se di importo superiore ai 1000 euro nel corso dell'anno solare, che tradotto vuol dire se tu mi hai pagato 1000 o più euro nel corso dell'anno e non lo pubblichi online con tutti i dati di riferimento in questo famoso documento in formato tabellare aperto, non mi potevi pagare o non mi puoi pagare. Che era è stata a suo modo una norma di fortissimo impatto, perché le pubbliche amministrazioni, come potete immaginare, si sono immediatamente preoccupate, allarmate, e adesso cosa dobbiamo pubblicare, come li dobbiamo pubblicare? Se non pubblichiamo non possiamo pagare più nessuno, non possiamo più erogare nulla. E oltretutto questo obbligo per le pubbliche amministrazioni era anche collegato a una diretta responsabilità degli organi dirigenziali, che come vedete era di natura composita, quindi si parla di responsabilità amministrativa, patrimoniale, contabile, eccetera, sollevabile da chiunque, quindi sollevabile dal soggetto che doveva essere pagato, sollevabile in questo caso anche da chiunque altro abbia interesse, concetto anche abbastanza generico, onde consentire chiaramente al cittadino eventualmente di evidenziare la mancata pubblicazione dell'aiuto, della concessione, della sovvenzione, eccetera. Questa, prego, prego Chiara. Cioè, nell'amministrazione, ora non so se è comune, regione, quello che è, c'è una cioè ogni dipartimento ha il suo responsabile della pubblicazione dei dati o c'è un qualcosa di centralizzato? Bella domanda. Allora, dipende un po' dalla strutturazione della PA. Diciamo che c'è un referente che potrebbe essere considerato un responsabile generale, però il riferimento, io ti parlo in questo caso del mio ente, per, più che per la pubblicazione, per la raccolta del dato in questo caso, resterà il dirigente del servizio, perché ogni servizio diventa responsabile dei dati prodotti e formati o raccolti dal servizio in questo caso. Quindi poi tutti questi dati dei singoli servizi verranno chiaramente trasferiti al responsabile della pubblicazione degli stessi. Quindi al momento in cui li richiede devo trovare prima cosa Non necessariamente, perché tu in questo caso mi stai parlando di una richiesta da rivolgere ad un soggetto ai sensi del decreto trasparenza. No, tanto adesso voglio dire, ci arriviamo sicuramente, però dico, tu mi parli di una richiesta specifica con un iter che è diverso. Tu mi hai fatto una domanda se c'è un responsabile per la raccolta dei dati, e in questo caso io ti dipende veramente dalla strutturazione, anche perché tu devi immaginare che per pubblica amministrazione possiamo anche intendere un comune di 50 abitanti, e quindi anche lì pensare che ci sia un soggetto che in questo caso faccia solo quello diventa un po' complesso, un po' arduo da ipotizzare, però c'è sempre poi la possibilità di esercizio di funzioni in forma associata, insomma ci sono comunque tante ipotesi, mentre negli enti più strutturati, come per esempio anche le regioni, ci può essere anche un unico responsabile, fermo restando poi che il processo di raccolta e di formazione di quel dato viene comunque distribuito sui diversi servizi, ma anche perché diventerebbe dispersivo e anche difficile proprio da condurre, perché il responsabile può essere responsabile a livello giuridico, ma è difficile che sappia concretamente come si opera poi nei singoli servizi, perché sotto i servizi poi ci sono i singoli uffici che a loro volta producono dati. Allora, dicevo, vabbè, questa norma in realtà poi è stata abrogata e
possiamo considerarla poi trasfusa in quella che è la sua struttura base, in quelle che sono diventati poi l'articolo 26 e l'articolo 27 del decreto trasparenza, in realtà soltanto citato qui perché tanto ora ci arriviamo. Che cosa mi interessa evidenziare? Questo. Abbiamo detto che la domanda era quali dati? E allora posso fare un'altra domanda, visto che è il pomeriggio delle domande. Nel mondo quali dati vogliono? Cioè i cittadini quali dati chiedono? E di che dati ci stiamo preoccupando? Allora, noi parliamo, a parte il decreto trasparenza, che lì è una questione di obblighi di legge ed è un'altra storia, noi parliamo in generale di dati ad alto valore. Cioè quello che ci interessa è dati che abbiano la possibilità, come dicevamo prima, di produrre un qualcosa a loro volta, cioè dati che riutilizzati hanno la possibilità di produrre servizi utili per il cittadino, di produrre altri dati utili, informazioni utili, comunque di un miglioramento nella qualità della vita, a livello economico, eccetera. E questa slide in realtà riporta una tabella che è stata fatta, una ricerca sempre in occasione del G8 di cui parlavamo prima. L'Italia è, la vedete, penultima anche in questo caso, perché sono stati esaminati una serie di dati, cioè si è visto se il paese di riferimento aveva o no aperto i dati in questi determinati settori. Ci sono dati importanti, per esempio l'Italia ha un rosso, vediamo se riesco a evidenziarlo, che è qui. E sono in questo caso i trasporti, giusto? La tempistica dei trasporti, ok, dei tempi, e poi la penultima riga, poi c'è un rosso su i dati di spesa, e lì poi è subentrato il decreto trasparenza, quindi almeno quel rosso dovremmo recuperarlo, e poi abbiamo un altro rosso qui che è i dati del registro delle imprese, e lì la vedo molto difficile l'apertura, non si sa mai, e poi abbiamo quest'ultimo qui che è un oggetto e sono i codici di avviamento postale, problema con Poste Italiane di lungo corso, no, quelli sono di Istat, giusto, e lì mi sa che risolveremo prima o poi la questione. Allora, chiaramente, siccome stiamo parlando di un discorso, come vedete, che è di necessità, perché parliamo di un quadro normativo, quindi il quadro normativo non può essere sempre soltanto italiano, si sposta da quella che è la normativa italiana a una visione più europeista, cioè vediamo quello che è necessario a livello di agenda digitale europea, vediamo quello che è necessario a livello di agenda digitale italiana, però vediamo allo stesso modo come operano gli altri paesi, cioè quali dati aprono e soprattutto quali dati si decide tutti insieme di aprire, perché a questo punto i parametri di riferimento è molto probabile che restino questi. Questa però, come precisiamo più volte, è una delle slide comparative tra i paesi, cioè prende a riferimento questi dati. L'altra è quella relativa all'agenda digitale, vi ho fatto vedere prima, lì siamo sempre comunque penultimi. Poi abbiamo però quella della PSI Scoreboard, che Chiara conosce, che abbiamo anche studiato anche sempre in occasione del raduno di Bologna, e lì siamo messi meglio, se non ricordo male, sui 27, all'epoca erano 27 i paesi membri dell'Unione, se non ricordo male siamo ottavi, settimi, ottavi comunque, devo dire che abbiamo anche recuperato qualche posizione negli ultimi anni, perché si tiene conto di tutto il contesto di riferimento, quindi non soltanto di quelli che sono i dati che sono stati aperti dal paese, ma si tiene conto per esempio tutte le iniziative collegate ai dati aperti che sono state realizzate negli ultimi tempi all'interno dei paesi di riferimento. E vi dicevo, quindi il quadro europeo resta fondamentale, perché poi in realtà la nostra cornice di riferimento resta quella data dalle direttive europee, e quindi non possiamo assolutamente trascurare la menzione alla Public Sector Information, la direttiva PSI, che è la 98, sì, del 2003, che è quella che ha inquadrato, se così si può dire, i principi generali in tema di valore del patrimonio informativo pubblico. Dico valore, non riutilizzo volutamente, perché in realtà la direttiva, la prima direttiva soprattutto, non aveva natura impositiva, già una direttiva non è particolarmente impositiva, ma la cosa rilevante in realtà è che dava delle indicazioni, dei suggerimenti,
se così si può dire, consigliava ai paesi di scegliere una strada per l'apertura dei dati, non ponendo però degli obblighi, e chiaramente questo si ripercuoteva molte volte sull'inattività dei paesi membri, cioè di fronte alla mancanza di un'imposizione, allora è chiaro che il paese membro, se ha delle altre urgenze, affronta le altre urgenze e la PSI resta ferma. Per cui nella revisione della direttiva che si è avuta a giugno di quest'anno, e con la direttiva 37 del 2013, si è deciso invece a questo punto di stabilire una, non voglio dire una tabella di marcia, ma comunque degli obblighi più forti, più severi. Allora, anzitutto l'adozione nei paesi membri, quindi il recepimento della direttiva entro i successivi 2 anni. E poi soprattutto questi 2 principi che a me in particolare sono sembrati molto importanti. Il primo è l'estensione dei settori ai quali la direttiva trova applicazione, quindi l'apertura dei dati si estende per la prima volta anche a musei, archivi e biblioteche, arrivando quindi al confine, senza oltrepassarlo, ma arrivando al confine di tutta quella parte di pubblico che è invece coinvolta su questioni tipiche di proprietà intellettuale. Quindi l'Unione Europea ha detto: apriamo i dati fin dove possiamo arrivare, evitiamo però di ingerirci nella questione proprietà intellettuale vera e propria, quindi lasciando per esempio al di fuori, a me vengono sempre in mente le fondazioni liriche, i teatri, comunque enti che possono invece avere una gestione più diretta dei diritti d'autore, quindi lasciando proprio come un terreno di confine le altre questioni. E poi mi è piaciuto molto il riferimento ai cosiddetti dati vecchi, che ho messo tra virgolette perché in realtà per vecchi intendiamo già pubblicati, quindi già esposti. In questo caso non c'è nessun obbligo di modifica del formato, cioè i formati per il futuro fate che siano pubblicati i dati in formato aperto, però per il passato pubblicate, cioè lasciate così com'è, basta che i dati siano fuori, che è un principio sacrosanto, come dicevamo prima per il discorso dello scraping. La difficoltà può essere nel recuperare il dato, però se il dato c'è diventa già disponibile, perché la normativa prevede che ai sensi del secondo comma del 52 possa ricadere nel principio di apertura del dato, quindi diventa un dato aperto. Però abbiamo dimenticato qualcosa? Abbiamo parlato di normativa europea, abbiamo parlato di normativa nazionale, c'è qualche altra cosa? Il terzo livello è importante. E allora anche qui, scusate, mi ripeto, mi faccio la domanda. Allora, la domanda è: ma che ce ne facciamo di un livello normativo regionale, visto che abbiamo l'articolo 52 secondo comma del CAD? Qualcuno vuole rispondere? Mi rispondo? Mi rispondo. Scherzo, no, comunque. Allora, la legge regionale attesta, secondo me, una volontà politica in ambito locale. In ambito locale è quello che è più importante, come dimostrano anche le agende digitali locali, per la realizzazione concreta dell'agenda sul territorio. Cioè a livello proprio pratico, i cittadini, gli abitanti della regione, quindi gli abitanti delle varie città all'interno della regione, come applicano, quali sono le esigenze concrete del territorio. Per cui il politico più vicino che può stabilire dei principi base da applicare nel contesto territoriale, chiaramente il livello politico è il livello regionale. Non per niente molte regioni si sono date delle normative specifiche, e questa è articolo 6 della nostra. Mi perdoneranno quelli in streaming che non sono della regione Puglia, però io chiaramente devo portare il nostro esempio, il nostro è l'articolo 6, riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici. Perché anche in questo caso la pubblica amministrazione regionale, vabbè, l'enunciazione di principi utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibili i documenti, assicurandone la pubblicazione tramite la rete internet in formati aperti secondo gli standard internazionali. I documenti e i dati di cui al comma 1, inciso salvo casi eccezionali eccetera eccetera, sono accessibili e riutilizzabili a titolo gratuito nel rispetto della normativa vigente in materia di digitalizzazione, accesso eccetera eccetera. Punto 3. Le licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici predisposti in ottemperanza devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita anche per fini commerciali e per finalità di lucro. Quindi, perdonatemi, non credo di leggere male, dato il punto 1, pubblicazione in formati aperti. Punto 2, gratuità. Punto 3, licenze. Allora,
elemento tecnico informatico, elemento economico, elemento giuridico. Non è la definizione prevista dall'articolo 68,3 del CAD? A me sembra di sì. Quindi questo articolo 6 della legge regionale riprende, rispecchia in pieno la previsione, cioè la definizione di formato di dati di tipo aperto. Cioè i tre requisiti previsti dalla normativa. Considerate che questa è uscita prima. Non che, voglio dire, fosse né secretato il testo o comunque non fossero presenti già delle definizioni internazionali su quei punti, però è bello vedere che c'è una consonanza poi anche nella modalità interpretativa, perché se parliamo di consonanza nella modalità interpretativa non c'è sempre. Uno degli esempi di dissonanza è per esempio dato da, in alcune sue espressioni, dalla normativa sulla trasparenza. Che cos'è successo? Legge 190/2012, anticorruzione. Articolo 1,35 delega al governo per l'adozione di un testo da realizzarsi nei 6 mesi successivi un decreto legislativo disciplinante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il Parlamento, con l'adozione della legge 190, ha detto al governo i 6 mesi di tempo per adottare un decreto legislativo che riordini gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e, già che ci siamo, la diffusione delle informazioni pubbliche. Cioè riprendiamo questo macro settore, lo rivediamo. La lettera F che cosa prevedeva? Prevedeva l'obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di quel presente comma, anche in formato elettronico elaborabile, in formato di dati di tipo aperto, dopodiché introduceva una definizione. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili online in formati non proprietari, a condizioni tali da permettere il più ampio riutilizzo, eccetera, eccetera, senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. Posso dire che la menzione del rispetto dell'integrità ha creato qualche problema interpretativo? Ve lo posso dire? Una CC BY di base, però questo rispetto all'integrità ha creato qualche problema interpretativo, okay. Perché è una, cioè nell'idea era una CC BY, però sul concetto di integrità c'è stato un po' uno scontro tra in realtà informatici e giuristi, perché il concetto di integrità informatico è un concetto, il concetto di integrità a livello giuridico diventa leggermente diverso. Allora, che licenza secondo te è questa, Chiara? Hai detto una CC BY, però potrebbe sembrare anche oltre che di citare nella fonte, non mi ricordo la dicitura, non opere derivate. Sì, sembrerebbe, e in realtà una licenza non opere derivate non sarebbe una licenza molto restrittiva. Sì. Quindi quel rispetto dell'integrità potrebbe essere tranquillamente inteso come non alterazione del dato. Sì. Che non vuol dire non puoi farne mashup e non puoi riutilizzarlo, vuol dire se il dato indica 2 non me lo cambiare in 3. Io faccio volutamente delle semplificazioni più forti proprio per riuscire a capire. In realtà effettivamente il problema interpretativo è stato questo, perché forse a livello di elaborazione del testo, chi ha elaborato il testo relativo all'articolo 52 del codice dell'amministrazione digitale, che esprime la cosa in un modo, cioè più che il 52, in questo caso il 68, e chi ha elaborato il testo dell'anticorruzione, cioè hanno lavorato sulla stessa cosa probabilmente senza saperlo o comunque senza collegarsi. Quindi sono venute fuori due definizioni che sono simili ma non sono identiche. Perché in realtà noi il formato di dati aperti ce l'abbiamo nell'articolo 68,3. Che è stato adottato poco prima dell'anticorruzione. In realtà sono praticamente contestuali, è uscita subito dopo, quindi sono state pensate e lavorate nello stesso periodo, poi la tempistica di adozione è stata leggermente differente. E queste sono le classiche questioni su cui poi noi giuristi ci interroghiamo, cerchiamo di capire e si aprono disquisizioni, nonché thread sui forum e andiamo avanti per giorni e giorni a parlare di questo. E va bene. Allora, io voglio saltare un attimo questa parte perché non vi voglio far vedere in realtà le
due cose principali. Allora, all'interno abbiamo parlato quindi del decreto trasparenza che il governo appunto ha adottato a seguito della delega che era contenuta nella legge anticorruzione. Entro 6 mesi è stato adottato quindi questo decreto che è il 33 del 2013, 14 marzo 2013, che si compone di una serie di articoli che prevedono degli obblighi di pubblicazione specifici. Gli obblighi di pubblicazione specifici si rifanno a questo che ormai chiamiamo l'albero della trasparenza, la nuova trasparenza, cioè quali sono le sezioni che devono essere, anzi le sottosezioni che devono essere contenute obbligatoriamente all'interno della nuova sezione amministrazione trasparente che va sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. Quindi tutte le pubbliche amministrazioni che ricadono nella definizione prevista dal decreto legislativo 165 del 2001 sono soggetti all'applicazione di questa normativa. Faccio una precisazione a questo punto. La CiVIT, che è la Commissione per la valutazione dell'integrità e della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che poi è quella che sovrintende a tutto questo processo di pubblicazione dei dati, la CiVIT ha adottato una deliberazione, che è la 50 del 2013, con la quale ha sì pubblicato l'albero, ma anche un allegato 1, che chiarisce l'ambito applicativo di ogni singolo obbligo. Questo ve lo do anche come suggerimento, perché io stessa faccio riferimento a questo allegato 1. Il decreto legislativo è complesso, non complesso perché sia di difficile interpretazione, ma è complesso perché prevede dall'articolo 13, se non ricordo male, al 42, quindi sono 40 praticamente norme su obblighi. 13 e 42 sono 30, ho fatto male il calcolo, sono 30 norme che prevedono obblighi specifici, ogni comma prevede un obbligo, non tutti gli obblighi ricadono su tutte le pubbliche amministrazioni, perché ci potrebbero essere obblighi che ricadono sulle amministrazioni centrali o solo sulle amministrazioni centrali, altre sulle regioni o sugli enti locali o su altre pubbliche amministrazioni all'interno della definizione generale di pubblica amministrazione. La CiVIT cosa ha fatto allora? Con l'allegato 1 ha differenziato punto per punto ogni singolo obbligo previsto dal decreto trasparenza, identificandone l'ambito di applicazione con una lettera, cioè ha previsto che per ogni lettera A, B, C, D, eccetera, ad ogni lettera corrispondesse uno specifico ambito applicativo. Esempio, la lettera A si riferisce alle amministrazioni centrali dello Stato, all'amministrazione centrale dello Stato. La lettera B si riferisce all'amministrazione centrale dello Stato e alle regioni. Sto facendo degli esempi e non è così, però giusto per darvi un'indicazione. Allora, ogni obbligo prevede la menzione della norma, l'obbligo spiegato, cioè in cosa consiste esattamente, pubblicazione dei curriculum vitae dei dirigenti, perfetto. Su chi ricade lettera A, B, C, D, eccetera, eccetera, con chiaramente una leggenda alla fine, ad A corrisponde questo, a B corrisponde questo, di modo che non soltanto le PA, perché le PA sono in difficoltà nel capire a cosa sono tenuta, a cosa sono obbligata, cosa devo rispettare e cosa no, ma anche noi, io adesso lo guardo dall'altro punto di vista, noi che siamo i famosi chiunque può accedere, può utilizzarlo, noi siamo i chiunque, allora i chiunque vanno lì, vedono a quali obblighi è tenuta la propria amministrazione, e verificano. Non stiamo parlando di un'attività ispettiva che fa il cittadino, stiamo parlando di un vantaggio, cioè io posso avere determinati dati perché magari mi servono per farci l'articolo su Data Ninja, la cosa più semplice, ma mi possono anche servire per fare la tesi di laurea, o mi possono servire perché poi la devo pubblicare, quindi quei dati mi servono, o mi possono servire perché ho un'applicazione per cellulare che utilizzando quei dati mi va a trovare determinate cose sparse nel territorio, eccetera. Allora, se per me questi dati hanno un valore e la mia amministrazione li deve pubblicare, è giusto che ci siano, ma è giusto A, che l'amministrazione sappia di doverlo fare, e anche lì diventa un problema, perché qualche tempo fa, per esempio, ero al comune di Matera e mi è stato chiesto, ma allora non dobbiamo pubblicare tutto, perché erano convinti che, passo indietro, allora,
Articolo 1,1 decreto legislativo, l'ultimo punto, la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento, eccetera, eccetera. Allora, la trasparenza è intesa come accessibilità totale. Questo è quello che è scritto oggi. Col decreto Brunetta 2009, decreto legislativo 150, c'era già una definizione di trasparenza. La definizione di trasparenza la trovate subito sopra. La trasparenza è intesa come, no, l'ho scritta male, perdonatemi, accessibilità totale, qui era accessibilità alla totalità delle informazioni. Allora, nel passaggio tra accessibilità totale e accessibilità alla totalità, che per alcuni ha significato prendiamo tutto e pubblichiamo tutto. Allora, l'altro giorno qualcuno mi ha chiesto, ma all'interno di un procedimento dove io per esempio acquisisco la corrispondenza tra gli uffici, devo pubblicare anche la corrispondenza tra gli uffici? Vi faccio io delle domande, ma la risposta ce l'avete già anche voi. Al cittadino che deve utilizzare i dati, sì, la pubblicazione va fatta per trasparenza, ma noi stiamo parlando di dati aperti. Quindi la nostra trasparenza è finalizzata a quella trasparenza o è finalizzata ad una trasparenza intesa come ho il dato pubblicato e posso riutilizzarlo per finalità economiche? Qualche tempo fa con il collega Francesco Minazzi ho scritto un pezzo era diciamo, interessante come cosa, perché punta l'attenzione sulle motivazioni giuridiche che distinguono la trasparenza dai dati aperti. Cioè ci sono dei profili non soltanto normativi ma anche di iter documentale che permette di capire cosa ricade sotto la trasparenza e cosa ricade sotto l'idea di dato aperto, perché la motivazione alla base dei due fenomeni che è diversa. La trasparenza ha finalità, lo scrive la norma, di controllo, anche di controllo sociale, anche di controllo, perché in realtà la trasparenza serve a rendere noto, quindi a informare il cittadino. Il cittadino informato è un cittadino più attento, è un cittadino che partecipa tendenzialmente, però è un cittadino che può anche dare fastidio all'amministrazione. Per cui la trasparenza è comunque un bene che ci sia, perché è nella duplice accezione cittadino che collabora, cittadino che controlla. L'open data, il dato aperto, non ha quella finalità, assolutamente. Cioè, se io voglio raggiungere l'obiettivo trasparenza, posso, e stiamo parlando di ipotesi, anche raggiungere l'obiettivo prendendo il formato chiuso e pubblicandolo sul sito. Non ho la necessità di pubblicarlo in formato aperto e di metterci la licenza aperta, perché ci sia trasparenza, la necessità. Se faccio quel passo in più, perché in realtà probabilmente quel passo in più è finalizzato a qualche altra cosa, ed è quello che il decreto trasparenza ha cercato di fare, creando in realtà un'identità tra due fenomeni che sono diversi, con probabilmente anche la volontà di trainare una cosa buona, cioè visto che dobbiamo pubblicare il dato, dobbiamo esporlo, comunque a questo punto lo esponiamo in formato aperto con licenza aperta, così facciamo due cose in una, cioè rendiamo trasparente il dato e consentiamo alle persone di riutilizzarlo. Però è chiaro che questo può anche complicare il tutto, perché i due fenomeni poi vengono tendenzialmente sovrapposti e visti come un'unica cosa, quindi i dati aperti servono per la trasparenza. Io dico di no. Aperti è più trasparente di una che non li ha, che li pubblica ma non li ha. Allora, hai fatto una precisazione che è fondamentale, che li ha ma non li pubblica. No, io dico un'amministrazione che li pubblica ma non in formato aperto, rispetto ad un'amministrazione che li pubblica anche in formato aperto, la seconda mi sembra che sia più trasparente della prima. Secondo me no, la seconda è più intelligente della prima, ma non è più trasparente, a mio avviso, anche perché allora l'unica cosa che potrebbe essere a sostegno della trasparenza, e lo dico anche diciamo contro la mia idea comunque che siano fenomeni distinti, è che il dato aperto ti consente sicuramente una rielaborazione del dato, che tra le tante finalità può servire a rendere anche maggiormente trasparente l'amministrazione. Io prendo il dato, lo rielaboro con altri dati, mi produce informazione aggiuntiva, ma l'effetto diretto e immediato dell'esposizione del dato non importa che sia in formato aperto, anche perché pensa anche all'altro lato, all'altro aspetto della situazione. Io ho un dato in formato aperto, leggibile dalle macchine. Quanto è trasparente quel dato?
Vabbè, in sé non lo è perché devo avere gli strumenti per poterlo elaborare, ovviamente. Bene, quante persone hanno gli strumenti per poterlo elaborare? No, questo, sì. Perché io sono assolutamente d'accordo con quest'idea, però funziona e quindi l'amministrazione è più aperta se l'amministrazione mi mette il file leggibile dall'occhio umano, cioè mi mette l'elaborazione grafica o mi mette anche il PDF in formato accessibile, però, cioè che sia in modalità accessibile, e di contro mi mette anche il dataset in formato riutilizzabile dalle macchine. Allora in quel caso io ti posso dire sì, è più trasparente. Se invece mi dice ok, tu vuoi i dati aperti, io ti do i dati aperti, ma quante persone poi sono interessate realmente a prendere quel dato aperto e a rielaborarlo? Perché ad oggi stiamo parlando sempre di una percentuale rispetto alla popolazione. Le due cose, nel senso che, cioè, io penso che comunque, cioè, già il pubblicare, diciamo, le informazioni in modo chiaro è un'operazione di trasparenza. Poi è ovvio che se permetto anche a chi lo sa fare di poter rielaborare quelle informazioni, magari farle vedere anche sotto altre letture, è ovvio che penso che sia un valore aggiunto a quello che già c'è. Per quello penso che sia, diciamo, un'ulteriore operazione di trasparenza rispetto all'avere soltanto la pubblicazione. Certo. Vedi, per esempio, questo potrebbe essere un passo ulteriore anche a livello proprio di attivismo civico, cioè fare una ricognizione di quanti e quali dati aperti siano anche trasparenti. Da questo punto di vista, con questa precisazione che abbiamo fatto, che per esempio il lavoro di Open Coesione è importante e bello proprio perché è trasparente, è leggibilissimo, ma non sono tutti così. Anche quando prima parlavi dell'albero della trasparenza, che sarebbe bello, non so se è già stato fatto, probabilmente sì, vederlo in modo che sia interattivo, cioè se io cittadino voglio un dato. Non è stato fatto così, però è una bella idea. Capire, cioè, se io voglio questo dato, quale amministrazione devo chiedere. Anche l'idea di averlo sotto in forma di albero, proprio a livello grafico, quindi con tutte le diramazioni, con la possibilità poi delle ogni ramo linkabile. Potrebbe essere anche un'idea interessante. Una volta che ho pensato, no, voglio questi dati, allora, prima devi andare a vedere a chi li devo chiedere. Se sono dati, un po' l'iter che abbiamo fatto anche, diciamo, pensando a quello che ci serviva a sapere durante questa lezione, no? Esatto. Questo. Allora, questo, no, poi in realtà è lo strumento per eccellenza che è previsto dal decreto 33. E che si riferisce a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Cioè, che cosa ci dice lo strumento dell'accesso civico? Che il cittadino, in questo caso, perdonatemi, uso il termine cittadino, però in realtà nella mia testa c'è sempre il chiunque famoso di prima, può chiedere alla pubblica amministrazione il rispetto degli obblighi di pubblicazione, cioè se l'amministrazione ha omesso la pubblicazione di alcuni dati che sono per esempio previsti dal decreto 33, il cittadino scrive all'amministrazione e dice hai dimenticato o non hai pubblicato questo determinato dato. Dopodiché, a differenza dell'accesso agli atti che solitamente si faceva, è un accesso che non richiede né un interesse specifico da parte del soggetto, specifico intendo qualificato, il cittadino deve dire io sono Pinco Pallino, faccio questo e ti chiedo questo per difendere un mio diritto da far valere in giudizio, ho questo interesse praticamente qualificato, eccetera. No, non deve fare niente, il cittadino deve evidenziare l'omessa pubblicazione da parte dell'amministrazione. E lo fa rivolgendosi al responsabile della trasparenza, che deve essere chiaramente nominato dall'amministrazione. E in questo caso l'amministrazione ha la possibilità o di dire al cittadino o a chiunque famoso di prima guarda, non ho pubblicato pubblico adesso, questo è il link, e gli deve anche mandare copia dell'atto, del documento eventualmente o dei dati eventualmente richiesti dal soggetto, oppure evidenziare l'avvenuta pubblicazione indicando il link dove la pubblicazione era già eventualmente presente. Questa, cara Pia, ti scrivo, è sempre un, possiamo definirlo anche un gioco poi alla fine, perché è stato pensato così, è il primo modello di istanza di accesso civico che ci siamo divertiti a scrivere, che chiaramente è, lo trovate in rete, se cercate cara Pia ti scrivo open data, quello trovate il modello, lo potete modificare come volete, ed è una ipotesi di richiesta ad una pubblica amministrazione che ha appunto omesso la pubblicazione o
della quale voi non riuscite a recuperare determinati dati, tra quelle a pubblicazione obbligatoria. Vi faccio vedere poi come alcune pubbliche amministrazioni hanno interpretato l'istanza di accesso civico, cioè hanno fatto, e questa è una cosa anche molto importante, non si sono semplicemente limitate tra i dati obbligatori nel famoso albero della trasparenza ad indicare i dati del soggetto cui fare richiesta, quindi il responsabile è questo, presentate domanda, inviate a questi email, eccetera, ma hanno addirittura preparato un form online. Quindi il cittadino si collega, compila i campi, l'amministrazione riceve la richiesta e riscontra la richiesta. Ci sono chiaramente poi tante, tante ipotesi, perché stiamo parlando di dati, alcuni dati anche molto, molto importanti. Per esempio, uno visto tra le ipotesi più ricorrenti è quella della previsione dell'articolo 41, che prevede i dati di natura sanitaria, per esempio le liste d'attesa. Quella è una cosa molto molto richiesta, le liste d'attesa per tempi medi, quindi per tempi previsti e per tempi effettivi. E già lì con questi dati si può cominciare poi a fare anche un certo discorso un po' più ampio, no? E sarebbero obbligatori? Questi sono obbligatori, questi sono obbligatori, sono previsti. Stanno cominciando a uscire, sì, ma considera in questo caso che l'obbligo ricade sul servizio sanitario nazionale, sì, certo, e lì ci sono. Devo dire anzi che molte ASL hanno delle sezioni di amministrazione trasparente ben fatte. Sono stati forse tra i primi, anche perché sapevano probabilmente di dover essere subissati da richieste dei cittadini che giustamente vogliono cominciare ad avere qualche informazione più diretta. Comunque voi, come riferimento generale, al di là poi dei singoli obblighi specifici che sono previsti all'interno della normativa, ricordate che i due macro settori di riferimento sono l'organizzazione della pubblica amministrazione e l'attività della pubblica amministrazione. Quindi quello che la trasparenza copre sono tutte le voci relative all'organizzazione, quindi come si è strutturata e come spende i propri soldi, e poi l'attività, quindi procedimenti, tempi, durata, tempi dei pagamenti, eccetera. Io sto chiaramente facendo un'indicazione per sommi capi. Poi se vi va, o Chiara, se ti va, possiamo anche provare a prendere il modulo e a ipotizzare una richiesta da fare a un'amministrazione. E io però di qui non ho il collegamento internet, quindi in realtà lo dovremmo pensare. Se è più comodo farlo, se ti va, se no. Sì. CNA Pugli. No, aspetta un attimo, vieni magari qui, sì. Non è il caso, tu dici, vero? Aspetta un attimo. Giusto? Sì, aspetta, che ora me la chiede, sì? CNAP minuscolo. CNAP. Poi Puglia. Mm-hmm. Chi come chiave in inglese? Sì. K4. K4, giusto? Sì. Vediamo se si collega. Allora, sì. Sì. Va bene. Perfetto. Figurati. Allora, facciamo così. Io chiaramente consiglio a chiunque voglia cimentarsi di provare a fare questo, a guardare cosa c'è di presente nei siti delle proprie amministrazioni, e a provare a compilare questa istanza di accesso civico sulla base di quelli che sono i dati a pubblicazione obbligatoria. Quindi il riferimento è sempre il decreto 33 in questo momento. Per qualsiasi, io qui sono fuori da un attimo solo che vi proietto soltanto questi, che sono i riferimenti, i miei riferimenti. Se qualcuno ha chiaramente necessità o voglia di avere qualche chiarimento ulteriore, di parlare di quello che ci siamo detti oggi,
niente, vi ringrazio, spero che sia stato utile quello di cui abbiamo parlato stasera. Grazie. Scusate. Ci vediamo al prossimo appuntamento con Open Data in Action, che è il, non mi ricordo, 17. Sabato 16, ringraziamo Morena per la sua lezione, comunque magari pubblicheremo anche il modello di accesso civico sul nostro sito acubari.it, che sarà online a breve, quindi insomma continuateci a seguire, grazie e alla prossima.